40 ore di diretta streaming, 30 speakers, tanti ospiti e programmi originali. Tutto questo è direttamente Smart Life, il festival della cultura digitale raccontato da Radio FSC Unimore. Buongiorno, siamo in diretta a questa radio così interessante che oggi si dedica a Smart Life per una chiacchierata, un incontro con il professor Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale a BAT, oltre che scrittore. Parleremo anche del suo libro, professore, ma io devo dire che quando mi hanno chiesto di intervistarla ho accettato immediatamente, perché la cosa che più mi incuriosisce è capire come si insegna l'intelligenza artificiale, che cosa significa insegnare intelligenza artificiale. Poi parleremo ovviamente anche del suo libro, ma prima vorrei capire come si definisce, si delinea la sua attività didattica. Bene, sì, grazie. In effetti lunedì, dopodomani, mi troverò di fronte a una classe del primo anno, per la prima volta, perché finora ho insegnato questa materia al terzo e al quarto anno. Da lunedì faccio il corso del primo anno. E già ho avuto una sorpresa, perché mi aspettavo 160 studenti e sono diventati 270, che è già un segno di quanto questa materia sia entrata nella testa dei ragazzi. E dovrò in qualche modo spiegare a 270 diciannovenni che cos'è l'intelligenza artificiale. E secondo me la cosa più importante è chiarire subito di cosa non parliamo e di cosa parliamo, perché molta gente ha idee diverse. Io mi accorgo, presentando il libro, quante idee diverse ci sono. Quindi va subito pulita. Non è Terminator, non è il robot androide, non è l'umanoide, non è una macchina con i sentimenti. Tutto questo non è. E alla fine quello che rimane è quasi una delusione. È il meccanismo che manda avanti YouTube, il meccanismo che manda avanti TikTok e poi adesso anche alla fin fine GPT. Eppure, soprattutto l'Europa e l'Italia ancora di più hanno mostrato grandissima precauzione, diciamo, per non dire anche timore, nei confronti dell'intelligenza artificiale e in particolare nei confronti di alcuni aspetti dell'intelligenza artificiale, la pervasività nell'occuparsi dei dati personali, nel prendere possesso dei dati personali, nel controllare le nostre vite. Lei pensa che siano timori condivisibili? Beh, dobbiamo essere responsabili in tutto quello che facciamo, dalle automobili ai ristoranti fino all'intelligenza artificiale. È chiaro che la tecnologia è molto potente e può fare dei danni se non viene regolamentata. Regolamentiamo tutto, dalle emissioni dell'industria al traffico, bisogna regolamentare questo. E secondo lei è regolamentabile? Va fatto. Possibile o no è un altro discorso, comunque va fatto. E la questione è farlo bene con la comprensione. Il vero problema è regolamentare una cosa senza capirla, che è una tentazione fortissima, no? E si fanno, poi si arriva a reazioni scomposte, no? Devo dire, l'Europa invece io sono in contatto da anni, il Parlamento europeo è almeno sette anni che ci lavora su, prima lentamente, poi di più. Adesso, poi dopo, con Ursula von der Leyen, la Commissione l'ha messa come priorità. E quindi tutti sono messi a lavorare, la bozza è pronta, si voterà quest'anno. Quindi non è una legge improvvisata, è una legge che ha una storia. In realtà una parte è già stata votata a giugno, il 13 di giugno, e già avrà, insomma, ha già i suoi effetti a cascata poi sugli stati. Scusi, sì. Le leggi si votano in Europa in modo un po' complicato. Esatto, il Parlamento europeo ha approvato un regolamento che poi dovrà essere recepito e dovrà approvato. Dovrà essere negoziato. Negoziato con i vari Parlamento, commissioni l'hanno votata. Entro quest'anno si prevede che tutti insieme si metteranno d'accordo sulla bozza finale. Infatti. E poi ci saranno 2 anni di tempo per mettersi in ordine. Quindi vedremo gli effetti legali in 2 anni, ma gli effetti morali sono immediati. Lei come si è avvicinata all'intelligenza artificiale? Beh,
Due modi. Uno, non voglio fare pubblicità, ma il mio libro si apre con la pagina 1. No, uno. Deve, perché siamo qui anche per questo. Beh, quindi. Beh, questo libro, che si chiama La scorciatoia, alla pagina 1 racconta proprio questa cosa qui, della storia, poi una storia che dura un paio di minuti, se li ha, gliela racconto. Guardi, adesso non vorrei dire che gliel'ho fatta apposta questa domanda, ma sì. È un po' lunga, è come i tre porcellini la storia, ha bisogno del suo tempo. Comunque, il fatto è che io a 13 anni già passavo tutto il tempo col mio computer in camera, ed era quello che fanno anche i miei figli, solo che io lo facevo nell'81 e quindi ero l'unico a Gorizia ad avere un computer e a programmarmelo. E quando poi a scuola, diciamo a scuola, nelle lezioni private di greco, le ripetizioni, del pomeriggio, questo vecchio prete viene a sapere che ho a casa un computer che programmavo in BASIC, BASIC il linguaggio, e lui comincia, aveva 80 anni, insiste che vuole vederne uno, perché ne ha sentito parlare così tanto, doveva vederne uno. I computer dell'epoca erano macchine grandi come una parete, nei cinema. Lo faccio venire a casa mia, perché abitavo vicino al convento, e lui rimane deluso, perché è una macchinetta piccolina sul tavolo, collegata al televisore. E lui subito chiede, ma chiedi di quando è nato Alessandro Magno. Io devo spiegargli che non funziona così, perché la macchina non può saperlo. E lui era proprio deluso. Allora alla fine ho detto, boh, se va a prendere un caffè con mia mamma, io lo faccio funzionare. E ho scritto un programmino in cui a domanda risponde, a questa domanda risponde con quella data lì, che adesso mi sembra fosse il 386 avanti Cristo, una cosa del genere. Sul libro è corretto, l'ho controllato. Quando lui ritorna, facciamo la domanda, otteniamo la risposta esatta, e invece di essere contento si arrabbia e dice, ma è ovvio che lo sa, adesso lo saprebbe anche un bambino, gliel'hai detto, e quindi lo sa. E allora devo spiegargli che le macchine sanno le cose che gli diciamo, non è che sanno altre cose. E lui decide, questa macchina è non strano sarà. Che un sacerdote abbia fatto una simile osservazione. Ha detto, non sarà mai meglio di noi. Ha detto, non sarà mai meglio di noi, perché deve sapere da si noi. Si aspettava che fosse Dio, e invece non era Dio quella sì, macchina. È rimasto deluso, ma il punto è che per lui questo non era sufficiente. In realtà è così che funzionano. Perché se va avanti nel film quasi 35-40 anni, quando mi hanno dato per la prima volta il telefonino con dentro Siri, 10 anni fa ormai, i miei nipotini, mi hanno detto fagli una domanda a caso, quello che vuoi, sa tutto. E io, senza neanche pensarci, inconsciamente mi salta fuori, quando è nato Alessandro Magno? E la macchina ha risposto esattamente, correttamente. E il punto è che lo sa, perché sì, gliel'abbiamo messo noi, ma nel senso che lo sa perché sa leggere Wikipedia, che noi tutti collettivamente abbiamo creato, e conosce tutti i fatti che sono noti a noi, in quel modo lì, leggendo le enciclopedie e i siti web. Ora, passano 10 anni in più, c'è anche GPT, che ha letto ovviamente tutte le Wikipedia in tutte le lingue, tutti i libri, tutti i siti web. Le domande gli risponde bene, le abbiamo detto noi in un certo senso. E quindi adesso le devo fare la domanda delle domande, cioè se noi stiamo appunto insegnando bene a queste macchine, perché almeno in questi primi mesi di uso, per esempio, di un'intelligenza artificiale come ChatGPT, ma anche tante altre, sono emersi dei bias clamorosi che riguardano, per esempio, le donne, la loro esclusione da alcuni ambiti del lavoro, ma non solo, riguardano il razzismo che viene manifestato in ogni modo. Insomma, che cosa stiamo insegnando e come lo stiamo insegnando a queste macchine, e soprattutto come possiamo rimediare? Sì, la risposta è proprio collegata alla domanda iniziale. La regolamentazione e insegnare bene sono collegate, perché una cosa è reprimere e un'altra cosa è educare, no? Ma l'effetto è sempre quello. Il comportamento della macchina deve essere quello che vogliamo noi. Appunto, ha ragione Don Antonio, se la macchina non sarà mai meglio di noi, dovrà adeguarsi a noi, dovrà fare le cose che vuole, dovrà seguire le nostre norme e i nostri valori. Questo però è interessante, perché è vero che GPT ha dei problemi, ma sono noti da ben prima, perché questo campo esiste da molto prima del novembre del 22, ovviamente, no? E noi siamo attenti ai problemi della discriminazione e altri problemi da 15 anni, almeno, proprio personalmente, pubblicando articoli. E perché? Il problema è capire perché, è inutile indignarsi, no? E il problema è che per costruire questo tipo di intelligenza artificiale abbiamo dovuto prendere delle scorciatoie lungo la strada. Le scorciatoie sono l'unico modo che abbiamo trovato per costruire le macchine. E sono purtroppo anche la causa dei problemi. Quindi non è facile adesso eliminare i problemi senza
spegnere tutto. E se non quindi lei pensa che per esempio la moratoria sull'uso di queste macchine, il prendersi del tempo così come era stato richiesto o proposto da più parti, sia un'idea che non abbia molto senso? La prima cosa è capire, non solo dei politici ma anche i cittadini, i giornalisti, i cittadini, capire. E non è difficile, ma capire bisogna. Altrimenti facciamo le regole per controllare una cosa che non esiste e non abbiamo mai costruito e lasciamo libera di agire una cosa che esiste. Quindi in 5 minuti si può riassumere il problema. Cosa abbiamo fatto? All'inizio volevamo un tipo di tecnologia intelligente che segue delle regole tradizionali, logiche, teorie del linguaggio. Facciamo il linguaggio come esempio. Il linguaggio si usa nel GPT, si usa nella traduzione automatica. È un esempio, ma possiamo parlare di raccomandazioni di libri. Sempre lì. Se uno vuole fare un programma per raccomandare i libri in modo intelligente, 30 anni fa avrebbe fatto una teoria psicologica del lettore, teoria critica della letteratura, e poi farebbe delle corrispondenze. Col linguaggio si chiama un linguista, un grammatico, e si fa. Tutto quello non ha funzionato. Ma per decenni non ha funzionato, non si riusciva a fare. Non abbiamo una teoria, non abbiamo tuttora una teoria del linguaggio o dell'intelligenza. E dopo tanti fallimenti abbiamo deciso di prendere una importantissima scorciatoia, cioè di rimpiazzare queste teorie che non esistono e forse non esisteranno mai, con piccole regolarità statistiche, trucchi statistici, per decidere come continuare una frase, come rispondere a una domanda, come bloccare un'email indesiderato. Molte volte basta poco, basta veramente un trucco statistico. E lentamente abbiamo imparato a raccomandare i libri con la statistica, a raccomandare i film su YouTube, lentamente a tradurre. Alla fine le traduzioni di oggi sono fatte statisticamente. Non è che la macchina comprende a fondo il contenuto del documento, però lo traduce, che era una cosa inconcepibile 30 anni fa, che si possa rispondere alle domande, fare i riassunti, le parafrasi, le traduzioni, senza comprendere. Ed è quello che facciamo. Qual è il problema? Che se seguiamo la statistica, uno, non abbiamo nessun posto da controllare le regole che la macchina ha imparato perché sono illeggibili. E secondo, che la macchina deve imparare da molti, molti, molti dati. E questo è il prezzo che paghiamo. E i dati costano e non è facile ottenerli. E quindi li andiamo a prendere su internet. E questa è la seconda scorciatoia. Su internet la macchina ha imparato il linguaggio, ma è un posto in cui la gente litiga, polemizza, dice delle cose inaccettabili, ma ha imparato lì il significato delle parole. Ho fatto anch'io degli studi con i miei studenti, perché la macchina pensa che la parola assistente di volo e la parola pilota siano rispettivamente femminile e maschile, quando sono scelte con cura per essere certo. Parole, l'ha imparato su internet, ma in buona fede, nel senso che l'uso comune è quello. E poi il problema di capire cosa vuole l'utente. E l'utente dovrebbe segnalare per iscritto, molto con dettagliato, cosa considera un bel libro, un bel film, un bel vestito, ma non è facile. Abbiamo deciso che la cosa migliore è osservare l'utente costantemente. Quando questo clicca, sta segnalando le sue preferenze. Eccole là, 3. Rinunciare alla teoria e usare la statistica, rinunciare a fare i dati a mano e raccoglierli su internet, rinunciare a chiedere e osservare l'utente. Mette insieme queste 3 scorciatoie, ha fatto la ricetta ufficiale che manda avanti TikTok, Instagram, YouTube, Amazon e avanti così, e GPT. Allora, fate sta macchina qua, che funziona benissimo, e traduce, e risponde a tono, e fa quello che... È inutile dirmi adesso, forziamola a rispettare le 3 regole di Asimov. Asimov aveva queste regole bellissime. Della robotica. Sì, il robot non può nuocere né attraverso azione, né attraverso omissione a un essere umano. Bella. Ma questo meccanismo qui non ha la capacità di capire se sta nuocendo. Se lui gli dico devi raccomandare i film, perché devi, i video, perché devi farti cliccare, lui capisce di farsi cliccare. Mio figlio troverà davanti sempre, ogni volta, cartoni animati più interessanti, questo clicca. Il concetto di non devi nuocere non è presente nel meccanismo. Ecco perché dico, prima di fare le leggi c'è bisogno di capire cosa abbiamo fatto. Se no facciamo le leggi idealizzate. Per fortuna che il Parlamento europeo, per esempio, queste cose le sa benissimo e le leggi sono fatte con grandissima cura. Ma la comprensione ci aiuta anche a regolamentare e anche a risolvere poi, perché sappiamo dove andare a controllare. Secondo lei, conoscere quindi il meccanismo con cui funziona l'algoritmo è un punto di partenza per... Ma è l'unica strada razionale in tutti i campi, anche nell'inquinamento, nel... riscaldamento globale, come facciamo a uscire da questi problemi? Prima capiamo cosa abbiamo fatto. Se non sapessimo che sono le emissioni di carbonio a riscaldare il pianeta, cosa regolamentiamo? Glielo chiedo perché conoscere come funziona l'algoritmo non è così semplice e immagino che fra l'altro sia appunto anche l'oggetto
fra l'altro, delle sue lezioni. 30 anni di lavoro. Sì. Ecco, le può sembrare ingenua questa domanda, ma il tema è, lei ha questi 290, mi diceva... 270. Chi lo sa? Beh, insomma, potenziali ragazzi che verranno a lezione. Il problema è che bisognerebbe educare una popolazione intera, perché è talmente pervasivo ormai, diciamo così, l'uso e la presenza dell'intelligenza artificiale, che forse tutti dovremmo essere edotti almeno sulle basi. Come si fa? Dunque, si deve comunque farlo, anche se non questi ragazzi faranno gli informatici e quindi andranno a finire nel posto sbagliato. La gente che ci serve adesso è gente che fa perché le leggi. Perché dice nel posto sbagliato? Perché ci sono già migliaia di ingegneri del software competentissimi che sanno fare il loro lavoro bene. Ora e chi manca invece? Chi fa le leggi? No, certo non io. E sarebbe indecente se fosse l'informatico a fare le leggi. Deve farle il Parlamento. E chi c'è nel Parlamento? Persone che lei dice non conoscono assolutamente. Ed è essenziale, perché poi i problemi che stiamo osservando si svolgono e accadono all'interfaccia tra la psicologia sociale e l'informatica, la filosofia del diritto e l'informatica. Sono problemi non tecnici. Quelli tecnici li abbiamo risolti, perché c'è gente brava in giro e i soldi non mancano più. Nel mio campo per 30 anni eravamo gli ultimi della classe, i soldi non mancano. La gente brava viene, fa la fila per entrare in questa nuova disciplina, è un mondo diverso da quello in cui ho iniziato io, ma i problemi non sono più lì, i problemi sono nella giurisprudenza, nella politica, nella comunicazione, così, nella psicologia. E nell'etica. È un problema anche di etica, sì, da lì si parte, perché l'etico che mi dice applichiamo le leggi di Asimov è un etico che non mi serve a niente, purtroppo, ma io, inutile, invece che lamentarmi, mi sono chiesto per anni, ma perché non si comunica? Perché i linguaggi sono profondamente diversi. E perché poi, allora, nessuno fa un libro, mi sono chiesto, in cui si dice chiaramente, in un linguaggio comune e quindi semplificato, che va bene per tutti, tutti i fatti ben noti a ciascuno, perché gli psicologi queste cose le sanno da tempo. Lo psicologo conosce da tempo che le notizie negative sono più interessanti di quelle positive e verranno condivise di più. Lo sapevano già. E i filosofi del diritto sanno un sacco di cose. Anche i giornalisti lo sanno. Infatti, i titolisti lo sanno benissimo. I titolisti, certo. Ma il problema è che bisogna spiegare il lavoro. Dopo un bel po' di... Quando ho capito a fondo che la legge e la famiglia e l'educazione dipendono da capirsi e che questo dipende dal linguaggio che manca, alla fine ho detto, ma facciamo un libro in cui raccontiamo gli aneddoti, gli episodi, i personaggi, in forma narrativa di come siamo arrivati qui, perché da qui si capisce dove andare avanti. E il libro si chiama La Scorciatoia. Allora, professore, io so che lei fra pochissimi minuti ci deve lasciare, quindi le chiedo appunto di raccontarci magari uno o due di questi aneddoti o episodi che hanno dato appunto vita e luogo a questo libro, che le hanno fatto pensare, oh sì, bisogna che questa cosa proprio la racconto, perché è veramente esplicativa di quello che sto cercando di raccontare, e poi la ringrazio. Beh, ci sono tante storielle, tutte quante molto... molto importanti. A me vengono in mente un paio. Per esempio, una storia utile sarebbe quella di AlphaGo, che è un programma per giocare a Go. E Go è un gioco come gli scacchi, però creato in Cina ed è più complesso degli scacchi. Gli scacchi è dal 96 che il campione mondiale è una macchina. Go, fino a pochi anni fa, era una persona. Questo lo lascio qui perché poi servirà. Ma io conosco queste persone direttamente che l'hanno fatto. Nel 2016 hanno messo insieme un algoritmo molto molto ben studiato che impara a giocare a Go semplicemente giocando contro se stesso. E lo hanno poi lasciato in pace in un centro di calcolo enorme per abbastanza tempo. Nel senso che ha giocato miliardi di incontri contro se stesso, che tradotti in tempi umani sarebbero dei secoli. Quando questo è uscito, intanto batteva i programmatori subito, che è un segnale, perché vuol dire che sa cosa che il suo programmatore e creatore non sa. Ecco. Poi ha battuto il campione europeo e hanno fatto questa sfida col campione mondiale in Corea. E dopo la prima partita la macchina ha vinto, era 5 match. Dopo la seconda partita la macchina non solo ha vinto, ma la cosa importante è che a metà del gioco ha fatto una mossa assurda, la mossa 38. E questa mossa assurda sembrava uno sbaglio a tutti i presenti, compreso l'antagonista,
E l'incontro poi ha preso una piega sua, molto strana, molto inusuale, al di fuori degli schemi tradizionali del Go, ed è giunto in un posto mai visto, dove la macchina in pochi passaggi ha vinto. E si è capito lì che tutto si basava sulla mossa 38, quella incomprensibile mossa dell'inizio. E da lì si capisce che le macchine possono sapere cose che non sappiamo comprendere. Non è detto che noi siamo quelli che comprendono tutto. Quando la macchina ha accesso a un'esperienza sovrumana, perché sono secoli di gioco, non è limitata dai nostri schemi culturali, perché non ha quel vincolo, ha una potenza di calcolo superiore. Perché no? E teniamo presente che GPT ha letto una quantità di libri che nessun essere umano potrà mai leggere in una vita intera. Quindi nessuno al mondo è capace di leggere tanto quanto GPT. Perché non concepire che un giorno sappia cose che io non posso sapere o comprendere? Cioè, neanche tradurre. Certo. Lo dico non per spaventare, ma perché dobbiamo capire cosa abbiamo costruito. Perché ci dobbiamo convivere. Non è che possiamo staccare tutto e andare via. Adesso è inutile fare... Siamo adulti, sta cosa c'è, ci dobbiamo convivere, dobbiamo capirla. E questo è uno degli aneddoti che ho messo nel libro, che sono importanti per chi deve decidere. Senta, è vero che poi quella macchina è stata battuta a Go? Battuta da chi? Da un'altra macchina. Da un'altra macchina. Non da un essere umano. Non è mai più stata battuta da un essere umano. Ricordavo di aver letto da qualche parte che poi una partita invece era stata vinta. E questo era stato celebrato. Io ricordo benissimo l'episodio che lei ha raccontato su Go. Perché è una vicenda che ho seguito con molta passione. Sì. Ricordavo anche che c'era stata poi finalmente una rivincita umana ed era stata celebrata una. Come tenga presente, certo. Tenga presente che dopo l'anno dopo di AlphaGo, nel 17, hanno fatto AlphaGo 0, che inizia a giocare senza alcuna conoscenza, poi hanno fatto Alpha 0, che ha battuto 100 volte su 100 l'AlphaGo originale. Quando uno comincia queste cose, l'evoluzione è talmente rapida che la macchina di allora è debolissima con conto delle macchine di oggi. E domani, anzi fra mezz'ora. E questo è il problema delle crescite veloci, diciamo esponenziali, che l'ultima mezz'ora cambia tutto. E lì, quando si è capito a fondo cosa sta facendo GPT, questi qua che lei menzionava hanno preso paura e facciamo la petizione. La petizione che lei menzionava chiedeva la moratoria. Io non sono contrario a mettere la petizione sul dispiego, sul deployment. Tanto mettere in commercio 6 mesi dopo a me non dispiace niente, la ricerca deve andare avanti comunque. Il problema è che viviamo in un mondo multilaterale. Se noi ci fermiamo per 6 mesi e i nostri rivali vanno avanti 6 mesi, per la cosa che abbiamo appena detto noi, abbiamo solamente ottenuto che in futuro useremo quei prodotti, che non possiamo regolamentare. Purtroppo per controllare le cose bisogna farle. E quindi non ci conviene. Va bene, professore, sono le 4 in questo momento, anzi le 4 e 2 minuti, quindi siamo stati puntualissimi. Vi ricordo La Scorciatoia, Nello Cristianini, come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano, il Mulino Editore. Grazie. Grazie a tutti. Ore di diretta streaming, 30 speakers, tanti ospiti e programmi originali. Tutto questo è direttamente Smart Life, il festival della cultura digitale raccontato da Radio FSC Unimore.